Sì, noi dobbiamo giocare questa partita contro una squadra che è in forma, lo dicono i risultati e anche la classifica, e perciò abbiamo, così, in questi due giorni l'abbiamo preparata, vediamo se l'abbiamo preparata nella maniera giusta. Allora, c'è stata qualche novità in queste ultime ore, l'arrivo di Daniello, Turchetta che mi pare sia ritornato disponibile, insomma, già in mente quello che potrà essere un po' l'assetto tattico della squadra, ci vuole ancora pensare? No, so quale sarà la squadra che scenderà in campo, ma come si è dimostrato anche nelle partite precedenti, abbiamo bisogno di tutti, e perciò anche di Turchetta, assolutamente, che è un rientro molto importante per noi. Però, ripeto, non è tanto l'11 titolare che deve lasciarci tranquilli, ma la rosa al completo è meglio averla. Noi adesso abbiamo questi due giocatori fuori, Galli per infortunio e Carriero, cioè il rientro di Gianluca Turchetta è determinante per noi. Questo rende alla squadra in forma, che condivide il quarto posto in classifica con il Siracusa, insomma, la squadra poi di pescata addirittura. Sì, però ha grande fisicità come squadra, grande determinazione. E molti di loro giocano insieme da qualche tempo, perciò si conoscono bene. E i punti che ha fatto li ha meritati, ho visto molte delle partite, perciò ci attende sicuramente una partita non semplice, però noi anche siamo, secondo me, in un buon momento di forma sia fisica che mentale, perciò speriamo di riuscire fare una buona partita. Con le armi per superare questo record? Non dobbiamo snaturare il nostro modo di giocare, che è abbastanza un calcio abbastanza fraseggiato, e dobbiamo sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. Penso che innanzitutto bisogna così esaltare le qualità della propria squadra, e poi dopodiché è ovvio che bisogna anche prendere le contromisure contro, ripeto, una squadra che fa della fisicità davanti soprattutto un'arma importante. Quindi prende pericoloso soprattutto per la sua fisicità offensiva? Sì, perché ha tutti attaccanti molto forti fisicamente. Partita che potrebbe segnare una nuova svolta per la sua squadra, oppure è sempre il solito discorso, una partita per volta, niente tabelle, niente... No, tabelle assolutamente no, anche perché non hanno senso. E per quello che riguarda, cioè, molte volte è sintomo di poca intelligenza, secondo me, fare tabelle, perché uno, a meno che non sa qualcosa che io invece non so, non può farle. Si può solo ipotizzare, nel calcio ipotizzare è l'errore più grande che si può fare. Noi dobbiamo giocare questa partita con grande intensità, perché dobbiamo dare la continuità giusta di risultati e soprattutto di prestazioni. Poi se giochiamo bene abbiamo più possibilità di vincere. Io penso sempre questo. Buona fortuna.